Intelligenza artificiale e medicina, prospettive e tutele nel rapporto con il paziente. E questo è il titolo di un interessante convegno svoltosi nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata e promosso dall'Associazione Medici Cattolici Italiani con il sostegno delle sezioni cittadine del Lions Club e Rotary. Ormai l'intelligenza artificiale è diventato il tema portante, diciamo, della vita sociale ed organizzata e tecnologica, diciamo così, a livello mondiale, a livello internazionale. Per quanto concerne la medicina, sta galoppando in maniera feroce quasi, e però c'è un piccolo problema che questa intelligenza artificiale come argomento sta diventando tema delle singole aree professionali. La medicina, la giurisprudenza, la tecnica e così via. Manca la relazione con i pazienti, manca la relazione con il pubblico. Oggi noi vogliamo dare una piccola, se vogliamo così, iniziazione a questo argomento, interessando le persone che non sono, diciamo, tecnici nel campo della medicina, ma che sono semplicemente persone. Perché poi questa rivoluzione tecnologica riguarderà tutti, quindi non è giusto che ci sia un'autoreferenzialità solo tra i medici e il pubblico ne sia tenuto, diciamo così, ignaro su un tema importante e fondamentale come questo. Tra i relatori, il dottor Nicola Battelli, direttore dell'unità operativa complessa oncologica dell'ospedale di Macerata, e quello della radioterapia oncologica, il dottor Massimo Giannini. Infine, Benedetta Giovanola, professoressa all'Università di Macerata. Quello che sta venendo fuori con l'intelligenza artificiale è che forse ci potrà aiutare, anzi probabilmente lo sarà, nella scelta terapeutica, individualizzando ancora di più la terapia e cercando di darci una mano anche per tutta la parte diagnostica, screening mammografici e capire come poter estendere questi screening a seconda del soggetto che abbiamo di fronte. Quindi io credo che cambierà tanto nel giro di pochissimo tempo. La radioterapia è sempre stata vista, come dire, in maniera molto volte paurosa, proprio perché una volta non c'era la possibilità di evitare di trattare determinati volumi, ossia te avevi un tuo bersaglio, sapevi che la malattia era lì, dovevi eseguirla. Quello che c'era in mezzo tra la tua sorgente di radiazione e la tua malattia, purtroppo non era possibile salvarlo. Adesso invece con queste metodiche governata dall'intelligenza artificiale, noi riusciamo a salvare gli organi, quindi il paziente sta bene.